Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Scommetto che molti di voi si saranno sicuramente emozionati a sentire il rombo della mitica Fiat 500. Io, solo a ripensarci, ho ancora i brividi. E nella puntata di oggi, infatti, parleremo di questa iconica macchina, il tutto ovviamente collegato alla stampa 3D MJF. Ma prima di partire, come sempre, vi chiedo di metterci un like e di iscrivervi al canale perché ci aiutereste davvero tanto con la crescita del nostro canale. Anche oggi quindi ci troviamo nel Polidi Lab, il nostro laboratorio in cui stampiamo gratuitamente ed analizziamo i progetti che ci inviate proprio voi. Vi ricordo come sempre l'indirizzo a cui inviarli, che è labpolidi@gmail.com. L'analisi, come sempre, avviene tramite la valutazione di 5 semplici criteri, che sono qualità del file STL, ottimizzazione del file per la stampa 3D, estetica e dettagli, stampabilità ed infine utilità del pezzo. Quindi rimanete fino alla fine del video perché daremo un voto complessivo al progetto e vedrete poi la classifica aggiornata. Ma prima di partire datemi solo un secondo per vestirmi in maniera adeguata. Bene, io ci sono. Quindi mettiamoci comodi all'interno della nostra Fiat 500, ingraniamo la marcia, giriamo la chiave e vedrete che il motore partirà incredibilmente subito. Perché incredibilmente? Rimanete fino alla fine del video per scoprirlo. Vi starete chiedendo perché ho insistito così tanto con la Fiat 500. Beh, semplicemente perché il pezzo selezionato dai nostri esperti è quello di Leonardo Piro. Il nostro follower infatti si occupa per lavoro di sistemi di taglio automatizzati, mentre nel tempo libero di progettazione 3D. Ed è proprio grazie a questa passione, mixata con una vera e propria devozione per la Fiat 500 d'epoca, che ha dato vita al progetto con cui ha deciso di partecipare al nostro contest. Il progetto è basato sull'idea di sostituire il vecchio sistema di alimentazione a carburatore con uno di iniezione elettronica, per renderlo più efficiente, meno inquinante e soprattutto alla portata di tutti, pur mantenendo la sua originalità. Nell'epoca in cui è nata la Fiat 500, ovvero verso la fine degli anni 50, l'alimentazione dei motori avveniva tramite carburatore, il che però li rendeva soggetti ad alcuni problemi, quali ad esempio sbalzi di umidità, cambi di temperatura o anche l'altitudine. Questi problemi hanno trovato poi la loro soluzione con l'avvento appunto dell'iniezione elettronica. Possiamo dunque dire che il nostro follower ha svecchiato di qualche decennio la sua 500. Ma ora è giunto il momento di presentarvi Leonardo, che ci spiegherà più nel dettaglio il suo progetto. Vai Leonardo! Salve a tutti, mi chiamo Leonardo Piro e sono un progettista della provincia di Cosenza. Questo progetto affonda le radici nella mia vecchia passione per la mitica 500 d'epoca. L'idea era quella di poter aggiornare nella maniera meno invasiva possibile il vecchio sistema di alimentazione della 500, trasformandolo quindi da carburatore a iniezione elettronica, così da renderlo il più efficiente possibile e nello stesso tempo meno inquinante, mantenendo comunque la sua originalità e allo stesso tempo di renderlo la modifica alla portata di tutti. L'obiettivo è quello di fornire un prodotto plug and play, a basso costo, ripetibile, personalizzabile e che possa rendere una macchina d'epoca poco inquinante dal punto di vista ambientale. Nell'ottica del contenimento dei costi bisognava quindi individuare una tecnologia tale che permettesse la costruzione del nuovo corpo farfallato in maniera economica e soprattutto doveva rispondere all'esigenza di essere resistente alle alte temperature che si sviluppano all'interno di un baromotore e su una testata, agli idrocarburi, al passaggio della benzina e anche alle successive lavorazioni meccaniche. Qualche mese fa poi mi sono battuto in un sito che parlava della tecnologia multijet fusion e delle sue incredibili proprietà unite all'uso del materiale pialoici. Alcuni componenti sono stati stampati in 3D per vedere gli ingombri e le tolleranze. Il sistema più nel dettaglio è composto dal corpo farfallato nel quale vengono alloggiati due cuscinetti dove gira l'alberino d'ottone. La curva presenta nella parte superiore la sede dell'iniettore, dove passerà la benzina. Questa qua è la composizione originale. L'idea era quella di mantenere l'originalità dei componenti, la disposizione, e permettere un fissaggio quasi immediato del corpo farfallato. Nella parte inferiore abbiamo ricavato, in base progettuale, la parte esagonale dei bulloni, in maniera tale che una volta innestati dalla parte di sotto,
avranno bisogno soltanto di una chiave nella parte superiore per essere avvitati. Ovviamente l'interazione della parte meccanica e la gestione presuppone che ci sia una ECU, è la parte elettronica che si occupa della gestione di tutta quanta la parte che riguarda i sensori, quindi la sensoristica, che monitora in ogni istante tutti i parametri del motore. Di questo devo ringraziare Luca Scuto, Antonino Alba e Andrea Zaffino. Ed eccoci alla prova pratica. Allora, questo è il motore della 500 originale, dotata del carburatore. Questo invece è il motore della 500 dotata di iniezione elettronica. Questo è quello che abbiamo progettato noi, è stato riverniciato. Ora vi faccio sentire un po' come va. Non resta che ringraziare i tecnici della PoliD perché mi hanno permesso di realizzare questo sogno e questo mio progetto, quindi a presto. Ed ecco qua i pezzi stampati in nylon PA12. Direi che Leonardo ha già spiegato ampiamente come funziona tutto il progetto, per cui non perdiamo altro tempo ed analizziamo subito i criteri. Primo criterio da analizzare è la qualità del file STL. Il file ricevuto non presenta criticità, anzi sembra essere davvero studiato in ogni minimo dettaglio. Per cui voto 5 su 5. Secondo punto da valutare, l'ottimizzazione per la stampa 3D. Come ci ha spiegato Leonardo all'interno del suo video, il suo progetto aveva necessità di una tecnologia che producesse dei pezzi resistenti sia agli idrocarburi che alle alte temperature. Per questo all'inizio aveva pensato di produrre i pezzi in CNC, idea che però successivamente ha abbandonato a causa degli elevati costi, a favore di una più economica stampa 3D MJF. I pezzi stampati sono molto robusti, probabilmente si sarebbe potuto ottimizzare maggiormente il corpo farfallato, alleggerendolo in alcuni punti in modo da risparmiare materiale ed ottenere così dei pezzi ancora più economici. Detto tutto questo, passiamo al voto, voto 4 su 5. Terzo criterio da valutare, estetica e dettagli. Come detto in precedenza, i pezzi tendono a rispecchiare l'originalità dei componenti del motore e non solo. Difatti, l'alloggiamento del nuovo corpo farfallato è stato proprio progettato per sfruttare il sistema di fissaggio del vecchio carburatore. Il design è davvero molto bello e mi è piaciuta soprattutto l'idea di voler personalizzare con il suo logo sia il collettore che il corpo farfallato. Per questo criterio quindi diamo un voto di 5 su 5. Quarto criterio, la stampabilità. E su questo punto ho davvero poco da dire perché i pezzi sono solidi e davvero ben stampati. Per cui passiamo subito al voto che è 5 su 5. E siamo giunti quindi all'ultimo criterio da valutare che è l'utilità del pezzo. Chiunque sia nel settore delle auto sa bene che effettuare una conversione di questo tipo sia molto oneroso e impieghi soprattutto svariate figure che si occupino di meccanica, di elettronica e soprattutto che riescano ad adattare un motore termico vecchio quasi di 70 anni ad un sistema moderno come quello di iniezione elettronica. Leonardo è riuscito a racchiudere tutta la componentistica meccanica invece in qualche centinaio di euro e non solo. Questo progetto è anche reversibile in quanto non implica modifiche al basamento originale del motore. E qualsiasi appassionato di auto storiche conosce bene i problemi legati ad una vettura con alimentazione a carburatore. Se è troppo freddo, non parte. Se è troppo caldo, non parte. Se è ferma da troppo tempo, non parte. Quindi probabilmente non parte. O almeno non subito. Dunque, riteniamo davvero geniale l'idea del nostro follower e qui mi sbilancio anche un po'. Per questo punto merita anche la lode e il voto non può essere che 5 su 5. Ok, giunti a questo punto facciamo un breve riepilogo dei voti assegnati a questo progetto. Qualità del file 5 su 5, ottimizzazione per la stampa 3D 4 su 5, estetica e dettagli 5 su 5, stampabilità 5 su 5 ed infine utilità del pezzo 5 su 5 con lode. Voto finale ottenuto sommando tutti i punteggi e dividendoli per il numero dei criteri, cioè 5, è quello di 4.8, il che porterebbe questo progetto a pari merito con la protesi del nostro amico Lucio che vedete proprio qui davanti, ma mi sento di posizionarlo leggermente un gradino sopra proprio grazie alla lode ricevuta nel criterio sull'utilità. Ma sono ovviamente anche molto curioso di sapere cosa ne pensate voi, per cui scriveteci i vostri voti qua sotto nei commenti e in descrizione troverete poi tutti i riferimenti di Leonardo se volete saperne di più su questo progetto. E anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto e se arriveremo a 500 like su questo video non succede niente, però il nostro social media manager ne sarà sicuramente molto contento. Ciao a tutti e buona stampa 3D!